Opla! E finalmente ci siamo. Anche questo 2024 prima o poi doveva partire. È da Natale che non pesco, siamo quasi a fine febbraio e sono con Yuri che è a riposarsi dentro il gazebo. Abbiamo scelto sicuramente il weekend peggiore perché guardate che cielo, ha messo temporali, ma noi avevamo troppa voglia di pescare, quindi ci siamo organizzati, abbiamo il van, abbiamo il gazebo Nash, sono con le due cagnoline Lolita e Camilla che ci tengono compagnia e siamo in una piccola cava di estrazione per vedere se finalmente anche per noi c'è la possibilità di catturare i primi pesci o il primo pesce di questo 2024. Quindi, prima che inizi la sessione, ho visto che molti di voi guardano i video ma non sono iscritti al canale e se non volete cappottare fino a fine 2024 supportatemi per favore. Adesso dita incrociate e andiamo. Ed ecco la prima del 2024, regina perfetta, immacolata, è caduta sulla canna più lunga a 80 metri, un bel lancio con la scopa da 10 piedi e con il filo, con il bullet da 40, ma siamo arrivati proprio dove penso stiano stazionando i pesci e la Scopex Squid da 20 ha colpito, veramente bella, non potevo chiedere di meglio direi per iniziare questo 2024. Adesso un paio di foto e poi la rilasciamo. Un paio di parole per spiegarvi come ho realizzato la pastura, lo spod mix. Ho cercato di creare un mix quanto più solubile possibile che non vada ad intasare, no? Il fondale, visto che siamo in inverno, l'acqua è fredda, il pesce si alimenta poco e quindi non voglio andare a creare una zona che poi diventi statica. Sono partito da una base di pellet di Scopex Squid a cui ho aggiunto delle Tiger Nut in Tallinn sulle nostre confezioni da 2 litri, del liquido Candy Nut Crush che avevo avanzato, Candy Nut Syrup, e poi sono andato ad aggiungere 3 tipologie di boilers diverse, tutte da 12 mm e sto parlando delle Candy Nut Crush, delle Hot Tuna che avevo ancora avanzato dalle vecchie sessioni e le citrus da gialle. Ho anche sminuzzato le boilers, le ho anche triturate per creare un po' di particelle fini che durante la discesa della pastura sulla colonna d'acqua comunque si disperdessero e richiamassero il pesce anche da varie distanze. E quindi direi che questo è sicuramente una soluzione da poter riproporre anche in futuro durante altre pescate invernali.
Niente, è andata via, ma era piccola la seconda. Sempre lo spot a 80 metri, come vedete mi ha anche lavato, ma va bene così. Ed eccoci qui, siamo praticamente sul far sera, è quasi notte, e vi spiego un po' quello che ho fatto. Sono andato a ripasturare un po' la canna di sinistra, che è quella 80 metri che ho già prodotto le due partenze, e è uno spot abbastanza lontano. Con la scope comunque mi sto trovando molto bene anche con questi tipi di situazioni. Si prospetta una notte decisamente fredda, cercheremo di scaldarci con qualche bella cattura, quindi speriamo per il meglio. Mentre le uova si cuociono, vi do il buongiorno così. La notte è stata decisamente poco produttiva, abbiamo tirato una dormita assurda, ancora Yuri dorme. Dato che a pancia piena si ragiona sempre meglio, faccio colazione e poi vedo il da farsi. 8:30 del mattino, è abbastanza freddo, devo tenere anche il cappuccio perché altrimenti mi si congelano le orecchie. Vado a rilanciare le due canne che ho posizionato sull'ansa alla mia destra. E la terza canna è stato un esperimento che magari poi vi farò vedere. Queste due sono quelle a cui do più fiducia. La canna di destra l'ho posizionata di fronte ad un ramo sommerso sui 6 metri d'acqua, dove ho trovato con il dipper un po' di marcature sul fondale, credo che ci siano appunto dei rami anche a quella profondità. Ieri l'ho innescata con un affondante Scopex Squid e una piccola Tiger Nut sopra, oggi vado di bilanciata 15 mm Scopex Squid. La canna di sinistra, che è quella che ha prodotto le due partenze di ieri, l'ho posizionata proprio all'estremità opposta dell'ansa, 80 metri da me, con una singola 20 mm bilanciata Scopex Squid. Ho trovato a 6 metri e mezzo di profondità una sorta di algaio e ho deciso di posizionare la canna lì vicino. Infatti ieri recuperando alcune volte ho trovato l'amo coperto di alghe, segno che comunque effettivamente c'è un qualcosa sul fondo e penso sia una zona di riferimento per i pesci. Entrambi, diciamo, le presentazioni sono state montate su il mio D-Rig con il claw, che da quando l'ho provato in Francia non riesco più a staccarmi. Ci metto sempre un pezzo di tungsteno proprio sotto l'occhiolo dell'amo per farlo stare ancora più aderente al fondale e per avere una maggiore autoferrata in situazioni di aspirata del pesce. Quindi niente, adesso rilancio, ho clippato le canne, quella di destra a 15 lunghezze e mezzo, quella di sinistra a 22 lunghezze e mezzo, dopodiché vado a dargli qualche dot spot sopra per rinfrescare un po' appunto lo spot e invogliare i pesci a mangiare anche oggi. Allora, per lanciare praticamente ho preso come riferimento dei punti sulla sponda opposta e clippando sono sempre sicuro di arrivare bene o male alla stessa distanza. È importante che quando arriviamo alla clip cerchiamo di accompagnare il piombo sul fondo per sentire il clack,
il tonf di quando arriva e capire se siamo sullo spot giusto. In questo caso ho sentito del duro e quindi sono sicuro di essere arrivato esattamente dove voglio io. Terza cattura arrivata alla mattina del secondo giorno. Wow, una specchiona della livrea veramente bella, sempre sulla solita canna a 80 metri con la Scopex Squid da 20. Questa volta è stato veramente tosto il combattimento e sono veramente contento perché nonostante le condizioni meteo ce la stiamo cavando bene. Dai! La terza canna, che come vi dicevo prima è stato un esperimento, l'ho posizionata di fronte a questa punta a 10 metri da riva dove finisce lo scalino. In realtà è un punto un po' particolare perché con il dipper abbiamo trovato una sorta di piccolo panettone che crea un canale di profondo 6,3 metri, 6,2 metri, quindi ho voluto provare questa soluzione. È sicuramente un azzardo in questa stagione, in quanto questo eventualmente è un punto di passaggio, però mi sono sentito comunque di volerla giocare così. Ho innescato due piccole pop-up gialle da 12 mm alla Citrus, dato che credo questo spot sia un punto di passaggio, voglio catturare l'attenzione delle carpe nel caso in cui transitino appunto sopra questo particolare avvallamento del fondale. Per ora non ha prodotto, a vedere delle condizioni dubito che produrrà, però mi sembra giusto insistere. Quarta partenza della pescata, stavolta abbiamo veramente spaccato. L'ho messa due minuti in acqua, mi sono infilato in waders per farmi qualche bella fotoricordo, quindi adesso seguitemi che andiamo a vederla da vicino. Ed eccoci qui, con la quarta cattura e anche ultima credo della sessione, un pesce magnifico che è partito sul solito spot con la solita bilanciata da 20. Scopex Squid, guardate! Che specchiona, mamma mia, bellissima, bellissima. Uah! Colori magnifici, pinne da paura, un pesce che onestamente mi fa andare a casa con il sorriso. E con questa carpa colgo l'occasione per salutarvi, per darvi appuntamento ai prossimi video. E per ringraziare anche Yuri, che oggi mi ha fatto compagnia, ma è stato sempre dietro la telecamera. E che il 2024 prosegue in questo modo. Scherzavo, raga. Eccomi con questa palletta di neve, stavamo smontando. E niente, quindi direi che possiamo chiudere il video. Alla prossima!